Se vi dicessi che ho vinto la mia prima run su Pokémon Emerald Rogue, molto probabilmente la domanda che molti di voi mi porrebbero è: che cos'è Emerald Rogue? Ora, non sono espertissimo in materia, quindi ve la farò semplice. È fondamentalmente un gioco Pokémon declinato in un gioco roguelike. Banalizzando all'estremo, la nostra avventura cambierà in base alle nostre scelte. Una volta avviata una partita, ci ritroveremo in questa sorta di mappa molto stilizzata che prevede dei percorsi a stage. Mappe chiuse, fondamentalmente, che possono essere riadattamenti dei percorsi di Hoenn, possono essere peculiari battaglie o anche eventi singolari. Dopo un certo numero di questi passaggi apparirà un boss, che mantiene, almeno in questa run, la suddivisione classica, quindi 8 capi palestra randomizzati tra di loro, 4 super 4 randomizzati tra di loro, un campione e infine un boss segreto. Il gioco ha la permadeath, quindi se un Pokémon muore non può essere più utilizzato, e una run finisce al KO di un team. Per questa prima run non ho aggiunto altre regole peculiari della Nuzlocke, ma sicuramente nelle prossime lo faremo, anche perché Emerald Rogue non è un gioco che termina alla prima run terminata. Infatti è presente una hub all'inizio del gioco che vi permette di impostare svariate regole e svariati temi delle vostre run, in maniera tale che si possano creare tantissime avventure diverse. Ed è per questo che settimanalmente, nonostante io l'abbia già completato, come vedrete in questo video, lo stiamo streamando su Twitch. E a proposito, prima di lasciarvi al video, vi ricordo sicuramente l'iscrizione al canale, perché siamo addirittura d'arrivo per i 100.000 iscritti, quindi iscrivetevi. Vi ricordo anche che se volete potete abbonarvi anche durante la premiere, perché questo video sarà sicuramente in premiere. Ma vi lancio anche una sfida: siccome secondo me questo come contenuto su YouTube potrebbe andare benissimo, se questo video raggiunge 2500 mi piace, mi sto chiedendo dei mi piace, non l'ho mai fatto, ma è così, per engagement, ok? Per visualizzazione, algoritmo. Se li raggiungiamo ve lo porto anche su YouTube, basta, via. Video, adesso, run, Emerald Rogue e vai. Allora, dai, direi che possiamo iniziare. Vai, poi vediamo quanto ci mettiamo. Però la volta scorsa ci aveva messo un bel po' a venirne fuori. Calm Fears. Fears. Che ci porta dal tizio là direttamente. Ci fa skippare anche un prova. Ok, che cosa sarà Fears? Solrock non è male. Snorant, Corsola, Lilip. Lilip, credili, non è male, eh. Lilip si potrebbe prendere, non è un brutto Pokémon. No, che Lapras sia fortissimo, sono d'accordo. Infatti lo prenderò. Però doppio tipo acqua, non so. Allora lui ci porta Battle Preparation. Ah cazzo, ma c'è subito la palestra. What the fuck? D'accordo. Ok. Cazzo, ma sono messo malissimo. Beh, Lapras, speriamo che crashi il gioco completamente. Se arriva Walter siamo fregati. Non ho pensato che potesse essere qua subito. Però il Preparation Battle sto cazzo mi sa che è sempre qua, vero? Cioè non credevo che fosse qui subito, credevo di avere ancora una zona. Vabbè, capita ragazzi, sti cazzi tanto. Vai. Soprattutto alla prima. Va bene lo stesso. Allora, Friel non ci interessa. Tu cosa che facevi? Ah, vai, che mi facevi cappare. Da che, d'accordo, niente di che. Stato mi serve tanto a prescindere. Non ci posso credere. La mia vita è un gabinetto. Ok, ci proviamo. È anche più veloce. Ovviamente drop della special defense per lui. Ci mancherebbe. No parm. Ok, fuori uno. Di Fleffy potrei addirittura essere più veloce in teoria. Provo a andare a Lily per blind. Ok. Qual è la cosa migliore da fare? Ingrain potrei fare. Non è male. Dovrei riuscire a circa stollarlo. E posso usare le cure. Anzi, sai cosa? Questo è quello che ti... Questo è quello che non vi dicono sugli strumenti. Ho sbagliato, in realtà ho tirato una pozione. Stall di Lilip, che magari attaccasse un paio di volte nella sua vita di merda. Ok. Full curiamo Lapras. Ho bruciato una pozione, sti cazzi. No par. Bravo. Ora into Minun. Io ti direi che facciamo morire Lilip e poi Paras lo tira giù. Ha fatto switcheroo. Che pagliaccio. No fucking way, è un coglione. Ma che è sto Minun? Io ho bruciato pure le cure. Easy. Con un team praticamente full acqua. Scusa, non doveva essere Magical. Ok. Ecco, questo è un gran Pokémon. Magari fa vomitare all'inizio. Ma questo è un gran Pokémon. Pia su lui. Solrock un po' meno. Beh, mi tocca rigiocare lui. Boh, è un tipo fuoco. Nessuno poi ci vieta di cestinarlo, obiettivamente. Odor Sleut fa vomitare. Ralts diventa Kirlia. Oh, primo momento Kirlia è un abominio di Pokémon, eh. Però, al 30, che dovrebbe essere il prossimo cap, se non vado errando, è buono. Vai. Bello Draining Kiss.
Ok, vabbè, se non altro è sbloccato in questo, in questa fase del gioco, suppongo. A parte che non ho ball. No, sì che ce l'ho. Boh, prendi meglio. Mighty Trainer. Abbastanza tranquillo con questa squadra, onestamente. Posso anche perdere. Se voglio perdere qualcuno... Lizza, abbiamo qualcuno dei ball allo psico? Mi sa di no, sai. Dovremmo ciabattarla abbastanza tranquillamente questa. Confuse Ray. Posso switchare into Houndoom. Safe. Bite, giù. Slowpoke pronto a vendicarsi. Io ti ributto dentro Lapras. Water, Water Absorb. Madonna, come sto clacciando. La CPU non comprende ciò a cui stai esattamente, amici. Bene, giù. Kirlia. Poi into Houndoom. Magical Leaf, capirai. Drowsy. No! Fucking counter. Ma da quando Drowsy impara counter? Quando mai? Bro, hai fatto Houndoom timido. Gni gni gni. Houndoom è speciale, infatti. Se pro player move da Nuzlocke player. Qua faccio volare Swinub, vi direi. Lapras qua è ancora molto forte. Appunto, killa questo. Livello 31, gastroacido, vaffanculo. Psychic dentro. Lo evolvi e così non dovremo più, non dovremo più avere problemi. Ora ho Gardevoir. Ok, ho anche Manectric. Ma ripeto, sto Manectric lo switchiamo a breve. Vai! Marsh Stomp. Sembra un buon Pokémon su cui si attappare quest'altro cam. Ok. Questo one shot. Buono. Seeking può avere Mega Corno. Detto questo, secondo me glielo reggiamo. Oh, ha missato, non so cosa abbia fatto. Era Mega Corno, vero? Ok. Sinceramente pensavo meglio. In realtà lo switch in di Manectric dovrebbe essere buono. A priori. Dovrebbe succedere niente di assurdo. Vogliamo fare uno switch sicuro su Lapras prima. Confuserei. Oh cazzo, ma Defogin sta gen aumenta. Oh cazzo. No, aspetta, droppa la mia. Non ho capito. Scusami, droppa la mia evasiva. Ah, si è tolto per le stealth. Allora. Non ho capito. Vabbè, ho vinto. Scusami, no, ok, ha tolto le stealth. Ma perché ha continuato a farla e a dropparmi la... Easy. Andrà, sarebbe una buona idea. Com'è bello Clamperl Shiny. L'RNG degli Shiny è molto aumentato, più facile che spawnino. Potrebbe essere Fiammetta. Oh sì! L'unico oh, sì! Matchup! Oh sì! Corbiolo ha rinnovato l'abbonamento. Va bene, Rudy. Dio, guarda contro chi sono. Corbiolo, grazie per il Prime. Guarda contro chi figa sono. L'unico coglione contro cui non ho un buon matchup. Sembra scriptato. Oh, qua può arrivare sia una lotta che una coleottero. Probabilmente la ragione di Sacca è l'idea migliore. Io non mi pare che Eracross abbia un 80 di speed. Come ce la giochiamo? Oh, Gesù Cristo, Flame Orb. Minchia, che set. Meno male che sono più veloce. Ok, buono. D'accordo, problema superato. Ora, Prime potrebbe essere più rapido. Ok, giustamente sono lockato su Fire Punch. Lui farà... Potrebbe fare lotta, potrebbe fare... Cosa può fare che colpisce Gardevoir? Sì, devo fare Psycho Cut, non ci ho pensato. Sicuramente qua non arriva lotta, potrebbe arrivare buio. Prova a fargli pivot, scusami un attimo. Medicham. Quindi direi che non ha un avvelino. Nel dubbio muore. Machamp sembra abbastanza... La verità è che Machamp avrà una roccia. Qua entra di Medicham è iper safe qua. Poi tiri Psycho Cut. Ma cazzo, Moonblast lo butterà, cioè, no? Infatti. Oh, ecco, paura di potenziali sash spammate a caso. Ariamo, Ariamo a porto di se c'è la sash. Ariamo impazzisco. Vai, buono. Gestita bene con il pivot. Oh, sì. Ice Beam, no, io la do. Oh sì! Medicham Recover è un pagliaccio. Ha rinnovato l'abbonamento Manetric per Charge 5 mesi. Pure Kingdra Agoder. Sì, non è il team più bilanciato della storia, eh. Rosso. Fiammetta. Buono perché stealth. Siccità. La terrò una vampata, sì, secondo me. Toxic. Ok, intanto stealth rock. Kingdra tiene per qua vampata potrebbe arrivare. Oh, qualcosa del genere. Protect. Oh, Toxic Protect, ok. Cancerogeno, eh. Allora, siamo sotto Sun. Quindi Dragon Pulse è l'idea migliore. Wish. Ok, quindi potrei predictare Protect.
No, io vado dritto per dritto. Allora, la luce prima o poi finisce. E a quel punto Bubble Beam è sempre kill. Non è eterna come su... come su Smeraldo normale, no? È eterna. La sua idea di gameplay qual è esattamente? È eterna la luce, ragazzi. Scusatemi un attimo. Perché è abbastanza rilevante come informazione a sto punto. Mi sa che è eterna. Ah, non è Flareon a cui hanno dato siccità, ok? Sì, direi che è eterna. Allora, qua però gli predicto Wish. Quelli farà Protect. Calmine. Non ha fatto Protect. Ma che cazzo? Perché legge la kill? Ho fatto una cazzata io. Ok. Easy. Ho trollato. Ho trollato io. Certo, legge la kill e tira Flare Blitz. Ho capito, ma mi ha scopato. Siccità è un casino. Qua devo anche saccare credili, pensa. Ok, impazzito. Minchia, ma col sole permanente è un delirio. Sole permanente è un delirio, ragazzi. Sac di credili. Ok. Speed boost. Cazzo, lo fermi questo? Hidden power crit. Grande. Super power one shot. No, è... ok, minchia. È clamoroso. A un certo punto il gioco diventa di una difficoltà indecente. Guarda che roba. Ho capito, ma con sto team qua non avevo speranza. Cioè, sotto Sun così. Chi è che mi posso curare? Questo qua avrà Solar Beam. Oh, cazzo. Le Hyper Potion mi fa vomitare. Ok. Ok. Crit. Sti cazzi! Minchia! Sole permanente? Sì, all'alba mi ridarà un po' con Morto Random, ma poi c'è un allenatore forte. Mi conviene rifarmi da zero il team, ragazzi. Sì, devo ricordarmi le cure, ragazzi. Io non mi ricordo, c'ho la mente da hardcore Nuzlocke. C'avete ragione. Io farei Tough Chili. Cosmica. Vai. Uno. Oh no! È shiny. È shiny, ma è anche Scizor. Ok. E Gligar, direi. Vabbè, fra qua non ho neanche velocizzato. Oh sì! Liux, sottolineatura 27, ha rinnovato l'abbonamento per 9 mesi. Ghigliottina che non hitta, me lo spieghi? Vabbè. Bounce. Non dovrebbe... Non riesco a capire la sua CPU. Mi killava con Bounce Sighter, è impossibile. Ragiona a caso? È questa la verità? Non ha attaccato? Ha missato Fire Blast. Ma lui era l'unico che mi faceva output di danno, ragazzi. Quindi ho dovuto saccarlo per forza. E lascia morire uno di loro, così lo posso ricatturare in casa. Ok. Qua entra con Lapras, che mi auguro sia più veloce di un fucking Torkoal. Mi fare il Toxic con Moody Substitute Product. Ma chi ha Moody? Ah, forse Glalie impara Moody. Cioè, Glalie ha l'abilità Moody. Però Substitute non ce l'ho mica. Mi sembra l'unico modo per outplayare il gioco. La Safeguard non la userò mai, via. Mi sembra l'unica out potenziale che abbiamo, sinceramente. Moody è la Hidden, no? Immagino quanti soldi ho. Infatti devo prendere questa, Ability Patch. Il matchup sfavorevole abbiamo beccato. Incredibile, ragazzi.
Niente, ho preso Intimidate. Quindi vuol dire che, vabbè, sì, vuol dire che passerò almeno uno in attacco fisico a Glalie. Vabbè, sti cazzi. Lui cosa fa? Non vedo. Endure. Ok, double edge. Ah, qua devi sperare che si regga. Non ha quick attack sta roba. Qua devi sperare che si regga il double edge con Glalie. Ok, signal, bene. Oh, bene, non ha mai fallo. Protect. Moody. Attack Sharply Rose. Defense Fell. Allora, siamo a più 2 di attacco. Protect. Overheat. Sharply Rose Special Attack. Drop della speed, però sto a più 2. Io ti inizierei a tirare dritto, ragazzi. A più 3. Freeze Dry Stab. Cioè, se io aspetto ancora un po', Puli potrebbe avere un quick attack. Siamo a più 3. Cioè, o più 4, insomma. Vedetela come volete. Chiamatelo come volete. Showdown lo chiamo a più 3. Minchia, l'ho congelato. Ha detto a vita 1, l'ho congelato. Che culo di merda. Più speed. Meno difesa. Non mi ha mai droppato la difesa speciale. Fai così, vai dietro il substitute. Frozen Solid. Moody. Protect, vedi che succede? Speed Fell. Ok. Allora, io provo comunque Freeze Dry, anche se lui è sotto Tick Fat, perché dovrei essere molto, molto, molto più alto in attacco speciale. Vediamo quanto fa. E ho la stab. Ok. Più difesa. Meno attacco. Protect. Minchia, non abbiamo completamente perso i numeri di coso. Più special attack, benissimo. Ok, ora dovrebbe essere kill. Più special attack, più 2. Nice. Che scandalo, Glalie Moody. Mi sa che non è l'ultima volta che la giocheremo sta strategia. Mi sembra abbastanza rotta con Shedinja. Con Ninjask. Ha retto. Wow. Che cazzo. Ok. Dove sei? Minchia, si è detto che Eklon reggerà anche sto coglione. Lui però non ha difesa fisica. Se io... qua potrei anche switchare dentro in Lapras, eh. Siamo lo... faccio... posso fargli 1v1 rompere... però oddio, 1v1. Penso che potrei saccare Glalie. Non so quanto ho in attacco fisico. Ormai ho perso il conto dei Moody. Però ne ho... l'ho droppato un bel po'. Ok. Speravo in questo. Ora vado di crunch. Vada come vada. Nel caso entro con altro. Let's go! Cancerogena sta strategia, ragazzi, disgustosa! Cosa vogliamo raccattare su di questi? Crobat è un ottimo Pokémon. Fa coverage sulle lotte che soffriamo. Farei da, esatto, Dusclops e Crobat, siamo d'accordo. Spero di prenderli easy. Ok. Crobat outspeed ogni cosa e Pinsir lo va a tritare. Immagino che questa sia la mia call sul tipo roccia. Bene, questo è il team. Allora, c'è Alice e c'è Petra. Vogliamo andare dal leggendario e provare a ribaltare il tutto? O andiamo al market? E soprattutto di questi, chi è il più saccabile, considerato che la strategia di Glalie sembra funzionare parecchio bene? Io vi direi che andiamo a mettere a posto i set. Posso stollare con Endure Protect. Poi provare una timer. Zapdos. Ho fatto Protect. Immagino a questo punto che Protect e Endure non si possano ragionare insieme. Non si possono giocare insieme. Ha senso. Non ci ho mai pensato. Stupido io che non ci ho pensato. Oh, più che altro. Io quasi quasi mi gioco questo. A questo punto. Alice. Ok. No, troppo tardi perché mi manda letteralmente lui. Bella merda. Ok. Ok.
Però Dusclops potrebbe pseudo-reggere. Protect ha fatto. Non flinch. Ok, bel danno. E poi io farei questa roba qua e poi into Ice Shard di Lapras volendo. Qua teoricamente arriva Rock Slide. Potremmo anche curarci, sì, infatti. Ok. Skydrop. Va bene, ha letto la kill probabilmente. Zard. Lapras qui dovrebbe essere abbastanza tranquillo, anche se una fire non gli fa bene. Ok, bene. Air Slash. Ice Shard. Nice. Skarmory Zapdos dovrebbe essere abbastanza... Oddio, potrebbe avere Stone Edge. Ok, Brave Bird. Discharge. Ok, Focus Ash aveva. Ok, fatta anche lei. Probabilmente ci conviene fare box into coso, into market e poi pregare Dio. Ragazzi, quante erano le probabilità che questa cosa succedesse? Io riprenderei il mio Medicham. E leviamo l'altro Medicham. Così risparmiamo soldi sulla ricreazione. Giochiamo Medicham. Non l'ho visto. Regà, non l'ho visto. Sapete cosa vuol dire che non l'ho visto? Sempre into Dusclops, che regge bene ogni cosa. Dragon Rush. Interessante Dragon Rush. Glalie sarà sicuramente più lento. Benissimo, un'ottima situazione, se posso dire. Io direi... Sack di Crobat. Into Lapras Ice Shard. Zapdos Thunder. Corrain Dance. Boh, Discharge. Non penso di volersi tappare. Doppio. Ok. Parte di combo Glalie, siamo contro i roccia. La sand. Ok, Maccargo. Non dovrebbe mai arrivare una roccia, arriverà una fire probabilmente, che teoricamente tanchiamo. Medicham potrebbe farsi burnare con Force Palm. Vero è che lo shot, possiamo anche giocarci sto rischio. Ma se si burna Medicham, poi lo possiamo curare in back. Ha retto. Ok, interessante. Immaginavo due volte di fila, era un po' too much. Ho bisogno del turno. Head smash. One shotato. Aspetta però, non ha preso recoil. Vuol dire che non è sash. Cioè non è vigore. Sarà sash? No, ok. Ho avuto l'illuminazione. Non è vigore lui. Ok. Questo va di water. Entriamo di Lapras. Ha Rockhead come abilità. Certo. Oh, qua arriva la water. Se entro di Zapdos, poi lui dovrebbe avere anche lui Rockhead in teoria. Ok, bene. Reggo un turno, ma non ho capito. Vai. Golem. Ok, Fire Punch. Ok, Air Balloon popped. Oh, qua forse Tyranitar può fargli 1v1. Ok. Nice IQ. Corsola. E io ho la special difesa aumentata. Potrei curare Zapdos dietro e poi mandarlo sulla water. Ok. Scaldala si regge. Ti dirò, io devo rompergli il vigore però. Probabilmente cerco l'hit di EQ. Mi rischio un crit su Tyranitar qua. Perché poi Lapras si becca la super efficace. Siamo in range di crit. Però a me basta rompergli la sash qua. Cioè il vigore. Nice. Ok, immaginavo che avremmo retto anche la burn. Molto bene. Ora potrebbe arrivare anche la roccia però. Questo potrebbe essere fastidioso. Oddio, in teoria Tyranitar kill. Corsola non ha sturdi, davvero? Ok, figo. Allora valeva la pena entrare con Zapdos probabilmente. Però preferisco entrare su una roccia di Corsola che su una roccia di qualsiasi altra cosa. Zapdos. Nice. Ovviamente burn, Lamberry si attiva, a godere. Qua arriva una roccia. Oh, se io reggo con me, diciamo, poi lo curo, è capace che lui debba andare per forza di AQ. Ah, dai! Non giocarcela. Ma vaffanculo. Potrei essere sempre più veloce io. Era la giocata giusta. Si reggeva, si tirava neanche full restore, max potion.
Lui era costretto poi a tirare qui, entravi free di Lapras. Ma dovevamo giocarci il crit. Prega Dio che non sia un matto esagerato. No, fra, che merda. Oh. Ah, così proprio. Ah, senza niente. Ah, Sydney. Ok, è un caso. Tire, oh, grazie, sì, per il Prime. Oh sì, oh sì. Tire 96 ha rinnovato l'abbonamento per 13 mesi. Miss. A carapo, bara kick brak. Triplo miss. Ah no, flinch, ho tentennato. Crarampo, dovevi dare brick brak, te l'ho detto. Manteniamo la calma, per favore. Allora, qua arriverà una water 100%. Lapras in è una buona idea qua. Ok, missa. Shockwave, metà vita. Crabhammer, water absorb, sei un coglione, non sapete la mia abilità, giù. Shiftry into tipo erba, Zapdos. Shiftry into knockoff, no sense. Non tirerò mai volo alla Lega Pokémon. Terzo Pokémon, Shiftry, il mio dio. Qui vorrà fare Leaf Blade. Miss. Ok, killato uguale, GG. Sneasel, buono. Arriverà una Ice, mi auguro, porco due. Cirdix 25. Ciao Giovanni, okay. Chi sarebbe questo carampo? Mio padre. Surf. Wow, bello switch, bravo, GG. Non l'ho capito. Ok, però direi che è la play migliore. Godere. Bene, ora Sneasel. Chi mi ha switchato davanti, quindi ipotizzo che non è che abbia grandi call contro di me. Se non knockoff. Ok, ora ho paura di essere giù di knockoff. Poi tiro uno switch sul mio Sneasel Brick Break. 31 V e a godere, no? 1v1. 31 V. Forse Umbreon che setup potremmo gestirlo con Glalie Movie. Movie, I like to move it. Non voglio perdere Pokémon in questo momento. Glalie mi sembra safe, nel senso che con Moody può inventarsi qualcosa. Ok. Protect. Più. Ok, aumenta la difesa ma diminuisce la velocità. Pessima situazione. Non ho visto cosa ha aumentato perché sono un coglione. Ok, però sono ancora dietro Substitute, questo è ottimo. Defense e special attack fell. Provo il freeze. Moody. Special attack sharply rose. Ok, ora lui andrà a fare wish probabilmente. Moody. Attack sharply rose. Forse qua l'idea migliore. Nice. Moody attack sharply rose. Dai che ha sbroccato sto Pokémon, porco due. Let's go! Chiunque abbia consigliato Glalie Moody è un genio. Max, siccità. Surf. Okay. Meno male che gli ho messo la sand. Ok, devo switchare e rimettergli la sand il prima possibile. Poi devo entrare per forza di Zapdos. E poi rientrare di Tyranitar. Mi incazzo se fa overheat. Non so cosa abbia fatto, ma va bene così. Sand. Non vedo cosa sta facendo. E Q penso che lo kill. Ok. Prima era andata bene con Zapdos. Anche se arriva. Ok. Ah. Stoneggio, Fire Blast. Immagino. Sicuramente non è Q. Stoneggio. Ok. L'unica call pseudo sensata qui è Glalie Moody. E anche Q. Protect. Crit. Ero a più 2 di difesa, l'avrei potuto reggere. Immagino Sneasel into triplo Axel. Sacchi Sneasel. E poi ti pigli un suo Pokémon più leggendario e giochi con 5. Forse sacco Sneasel, raga. Oh, la Power, la Rock Gem. Minchia, Close Combat. Ok, Madonna, Sneasel con la Dark Gem, cosa stava per fare? Hai Shard? Ti prego, reggi. Bravo, Lapras. Ok, con due morti. Che cazzo gli prendiamo? Groudon gli prendo, vaffanculo. Oh sì! Tre Rare Candy. Oh sì! Scarlet sottolinea. Ma vai, vaffanculo. Spaccati altri. Vabbè, Ninetales, ragazzi. Che cazzo lo prende, Shiftry? Vabbè, Ninetales, ragazzi. Mi frega un cazzo che c'ha. Siccità.
Immagino sia Kyogre. Diciamo che ci curiamo. Yes! Glacia. Ok, Glalie. Potrebbe anche fare Explosion, per quello che ne sappiamo, eh? Ice Beam, si regge. Crit. Doe! Da là! Focus Sash. Vabbè, Lash Sand lo butta giù. Oddio, lo toglierai, bro. Illoswin, bella merda. Però tipo terra. Lime. E Q. Qua a prescindere Water Spout kill. Arriva Lapras. Potrebbe avere freeze dry sto coso. In realtà. Però anche abbastanza convinto che Kyogre lo tenga un freeze dry di Lapras. Shockwave. Qualora ce l'abbia. No! No! Reggevo anche un Thunder, ma questo qua si è pigliato la bacca de... Ho paura di Ice Shard. Non so come abbia fatto a reggere, scandalosa sta cosa. Oh, però Ice Shard io non credo che ce l'abbia a sto punto. Lui potrebbe anche fare una mossa qualsiasi in Predict. Max Potion. Che sfiga, ragazzi. Ok, sembra... qua sembra voler andare a fare Thunder. Probabilmente Zapdos è l'idea migliore qui. Abbiamo una Yachi. Vai. Buono. Discharge. Sneasel. Ah, ero più veloce io. Con Kyogre. Se è la CPU di Radical Red, mi sembra che non sia la CPU classica. Questo legge la Yashi. Lui qui, secondo me, va di knock-off. Invece va di sì col Crash. Ok. Allora Lapras. Buono. Ah, certo. Articuno. Okay. Se è entrato è perché ha Freeze Dry. Dovrei reggergli tutto a questo. Roost. Merda, ma dai, ma ti pare. Beh, Zapdos è pseudo safe. Il problema di Zapdos è l'outspeed. Sono un livello in più. Dovrebbe stargli sopra, no? Che io sappia. Beh, ho la Yachi ancora. Prendo il rischio. Yachi Berry, si regge. Sneasel di nuovo. Questo a sto punto farà di nuovo i sequel crash. Ma qua Kyogre dovrebbe essere safe. Buono. Water Spout. Sti cazzi su Terrain sei morto. Fucking Cloyster. Questo potrebbe fare Shell Smash. Credo che Shockwave sia l'idea migliore. Yes! GG. Ok. E magari trovo una... E magari riesco a comprare la Thunderstone. Infatti c'ho i cosi. Tyranitar è sempre un gran match. Tyranitar è stata la miglior... il miglior Pokémon trovato. Abbiamo avuto un'intuizione fuori di testa. Per questa lega è rotto. Tyranitar non ha senso. Fortress. Ehi, aspetta un attimo. Immagino di dover essere perplesso in qualche modo. Allora, se esplode è veramente un idiota. Non c'è qualcosa che mi possa... Stealth Rock. Okay. Gyro Ball lo tengo bene. Doppio Stone Age giù. Ok. Shackle. Vabbè, ok, non è di tipo spettro. Interessante. No, è ok. Vittore team veramente. Beh, è uno Shackle. Ninetales potrebbe. Non ho visto cosa ha fatto. Non ci credo. Final Gambit. Ok, Ninetales è vivo per pseudo miracolo. Questa è la Sash. Ci gioco il cazzo dentro i Tyranitar. Ok. Socchiami il cazzo. 100% Sash. Mi ci gioco il Pipus. Ok, Dusclops. Non penso che ci sia qualcosa che possa farmi di gravissimo. Crunch lo one shot. Gengar. Si potrebbe fare Focus Blast. Oh, tecnicamente Zapdos into Volt Switch into Kyogre Scarf è un'ottima idea. Oddio, Kyogre Scarf però, raga. Di base Kyogre Scarf, scusatemi un attimo. Però con Volt Switch mi faccio il danno che si può. Perché Kyogre ho paura che non lo tiri giù. Abbiamo le Stealth Rock su Zapdos. E Zapdos non outspeed, ora che ci penso. Potrebbe non outspeedare. Ragazzi, c'è outspeed a tutti. Kyogre è l'unico che non viene outspeed. O sacchiamo Pikachu, entriamo di Kyogre e facciamo Water Spout, che è un'idea. Lui potrebbe avere la Sash, meno che i set non siano con l'item close. O sacco Pikachu e cerco un altro Pokémon. E dentro di Kyogre Spout, secondo me è la call più safe qua. E al prossimo cerco un altro Pokémon. Will-O-Wisp. Che cazzo fa sto Gengar? Che cazzo è sta IA? Ma pensa a te, Will-O-Wisp. Volt Switch sono più veloce. Che disgustoso sto Pokémon.
Mamma mia, che brutta cosa. Will Wisp con tiranita a metà vita, non c'hai la coverage. Che schifo. Rocky Ogre Scarf è molto forte. Non sono livellato, non ho molta scelta. Gioco under livellato, ma non avevo altra roba. Tanto, regà, Rocky Ogre, voglio dire, livello subito al primo. Latios, se sono sufficientemente bulky da stare in campo. Buono. Giù. Rayquaza. Giù. Summons. Giù. Ok, Kindra. Oh, c'ho qua. Qua ragioniamo più con calma. Senza far cazzate. Oh, Kindra. Andrà di mossa drago qua, quasi sicuro. E Kindra è un dito nel culo. Freeze dry lo hai, no. Neanche su Lapras, purtroppo. Ce l'aveva quel pazzo di Glalie. Oh, Lapras dovrebbe essere pseudo safe. Lui qua probabilmente andrà di un fulmine se ce l'ha. Però non voglio rischiare Kyogre. Se no potrebbe essere Pikachu into Volt Switch into Lapras. Se arriva una Water. Oddio, è sotto Rain. Magari una Water arriva pure. Se dipende dalle coverage che ha, molto difficile. Ho anche una Drago Stab. Ma sai che Tyranitar è il più safe qua dentro? Secondo me. Ok. Sti cazzi, che danni con la sand. Ah, questo è Specs. Ok, ha fatto surf. Vuol dire che non ha una volante. Scusatemi, non volante. Non ha una drago. Surf. Perché dovresti? Lapras. Il set di sto King. Ma perché? No, fra, me l'ha killato per la sand. Perché ha crittato. È finita la sand. A godere. È Specs sicuro. L'avevo letta bene. È Specs. Draco Meteor crit. La sand è finita. Minchia, se godo. Tossico di merda. Qua Zapdos è l'unica. Però se critta, porco due. Let's go. Vabbè. Turbo distrutto Drake. Ok, Adriano. Non so se è la fine. Pelipper. Penso di sapere. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Fuck, volta Avvise up, 34 okay. Ha rinnovato l'abbonamento per 13. Tremendamente senso. Probabilmente Ninetales into Solar Beam è l'unica call sensata che ho. Società. Volt Switch. Ok. Potresti avere una Sash, ma non penso. Ok, giù. Ok, lui ha missato qualcosa. Penso che abbia provato Thunder, l'unica cosa che potrebbe missare. Giù. E il suo team è basato sulla Rain, quindi ci sta che avesse Thunder. Ok, Slowking. Posso riswitchare su Kyogre. Tour Sight, Thunder. Ok, buono. Thunder. Si viene shottato 100%. Su. Sono letteralmente Kyogre. Frostberry, Tailwind, ma sei parlato. GG. Va bene, ok. Direi che i leggendari vanno bannati. Direi che i leggendari, raga, vanno bannati. Va bene. Pokemon is that is what I would say. Another battle waits before you may be bestowed. Ok, c'è un altro campione però, aspetta. Fuck, c'è un altro campione. Oh, cazzo, di nuovo tu. È che potresti essere pure il Medicham brutto. Dai, cazzo, mi ha dato i peggiori, te lo giuro. Proviamo a prendere Dusclops e farci un Dusclops Will-O-Wisp o qualcosa. Questo Medicham potrebbe essere sia quello sbroccato che... Vabbè, aspetta, però, lo posso ricreare il Medicham buono. Paghi, grazie per il raid. Allora, bene. Adesso ci toccherà affrontare Rocco con una probabilità maggiore per lui di avere extra effects. È Monte Argento questo. Ok, però è Rocco. Ok. Ok, che infarto. Ho detto, cazzo. Cazzo, non ho capito niente del plan. Ok, immagino che sia lo stage... Effettivamente Rocco si trova nel nulla. Immagino sia lo stage base del boss finale post campione. Merda, con la sand. Tutta la difesa speciale aumentata. Ok. Ricordiamoci che possiamo saccare random, eh. Fortress immagino abbia tanta voglia di giocarle Steltrock. Penso che non gli lascerò troppo tempo. Farò Water Spout Blind. Ok. Ha senso, immagino. Ninetales non dovrebbe cavarsela male qua.
Entra sicuramente su una erba qui. Mi spieghi Fortress che altre abilità ha oltre a vigore? Poi lo vado a vedere. Oh, Mindless dovrebbe essere una buona idea. Ok, ora penso che arrivi extra senso o qualcosa del genere. Mi prende danni dalla Life Orb, ottimo. Comunque Lapras è durato fino alla fine, eh? L'unico che è durato fino alla fine. Insieme, vabbè, tipo a me. Diciamo che però è resuscitato 35 volte. Direi Flint. Scoppiato. Skarmory. Ok, questo ha vigore, ma mi interessa poco. Lo scoppio i denti. Potevo avere extra senso into flinch, non era una brutta idea. Potrei far danno, drill pack. Ma nessuno gli vieta di switchare. Solar. Giù. Però no, la vita 1 o la CPU non è così stupida. Lo tiene. Flamethrower. Vabbè, ok, ragazzi. Questo già potrebbe essere più fastidioso. Direi che possiamo anche saccare Ninetales qua. Senza andare a rischiarci switch assurdi. Anche se Tyranitar dovrebbe essere safe, onestamente. Prova a farla Deathless, dai. Buono. Si incassa, crunch. Ci ha battato. Porco Diaz, Ginacci. Ok, non è che è scarso questo qua. È che noi abbiamo dei Pokémon fuori dal pianeta. Cioè, troppo forti. Kyogre, Drizzle, Waterspout. Va bene, i leggendari sono da bannare, confermo. Troppo flinciato. Oh no, Searing Grace. Ok. Kyogre era davvero semplice, eh? Il videogame era proprio facile. Non ho idea quanto fosse bello. Credo che abbia un... Va bene, prossima run si bannano i leggendari. Sono decisamente troppo forti. Non ha senso. Oh cazzo, lui c'aveva Searing Grace più il Charm. Porca troia, ho flinciato 5 volte di fila per quello. Va bene. Tu sarai bannato. Tu no. No, non era al 100% di flinciare. Era Iron Head a 30, 60. Probabilmente era al 90% di flinciare. Ok, un terzo di questo team è da bannare, sennò è troppo semplice. Va bene. Figo, vinta al secondo try. Però con i leggendari mi sento quasi di aver accettato. Però c'è stato un momento in cui l'abbia recuperata bene, eh? Ho la sensazione che il mid game sia un gran problema. Cioè nel mid game si perdono. Si soffre tanto, devo dire. Non so fino a che punto sia fatto bene. Però è un gioco che prende veramente in maniera allucinante. Allora si possono bannare i leggendari, credo. Forse a difficoltà hard. Proveremo altre run a difficoltà hard. Bellissimo. Emerald Rogue è gioco eccezionale.